Uè, bella a tutti ragazzi e bentornati ad un nostro nuovo unboxing. Io sono Xuder e io la Pami. E ragazzi, volevo farvi vedere che è arrivata una roba importante. È arrivata un'altra cosa, un'altra cosona. Ma questa è grande. Cosina. È arrivato un mega pacco dall'Inghilterra dove il sottoscritto, mentre la Pami incomincia ad aprire, ha comprato un mega unboxing qua. Quello di oggi è un mega unboxing. Intanto vedo che piano piano vi piacciono, stanno fanno prendendo un po' fatica, ma lo faccio un po' di asma. Adesso mi caccia una forbice nell'occhio, lo so. Sono molto molto gasato perché questi sono tutti giochi per la collezione Sega Mega Drive che mi mancano, quindi ero lì che praticamente il tizio ha messo tanti giochi all'asta, scadevano a un minuto di distanza l'uno dall'altro. Volevano rubarmeli. Non mi faccio fregare, ho fatto un buon acquisto. Sono molto molto contento. Buon acquisto. Li ho pagati meno del prezzo minimo che trovavi su eBay, quindi sindacabile. Assolutamente. Ce l'abbiamo fatta, l'ha aperto. Vediamo il pacco all'interno, c'è il pluriball, bene. Schiaccia il pluriball, non si capisce. Vediamo un pochettino che cavolo Madonna, ci dobbiamo. Sono tutti, eh. Gli ammazzi bene. Wow, che bel mestiere. Questo è io che devo ridarli indietro. Ho capito un po'. Vediamo un po' cosa c'è per primo. Il primo a mio piacimento. Suo piacimento. Aia. Power Monger. Signori, Power Monger o Monger, non so come si dice. Bellissimo vedere questa immagine sulla copertina. Deve essere un gioco di strategia. Infatti vediamo dietro alcune immagini prese dal gameplay. Come sempre lo apriamo, c'è un libretto che è enorme e sotto c'è qualcosa. C'è qualcosa sotto il libretto, signori. Ora piano, non distruggerlo. Non riesci a sfilare quella roba sotto? No, perché rischio di rovinare il libretto. Io lo so che cos'è, devo vedere. È che poster. No, questa è una brochure. Vi faccio una foto su Instagram, ragazzi. Non voglio rovinare. In un mondo senza re, il potere è l'unica legge. Un mondo reale, centinaia di individui con case, lavori e personalità ben distinte. Inventate delle armi e spiate i nemici per portare i vostri seguaci verso la gloria. Ruotate il mondo e zoomate sull'azione. Power Monger 1992. Molto carino. Poi abbiamo Star Flag. Questo guarda che è un titolone. Signori, Star Flight ovviamente è un gioco di astronavi. Anche questo non lo conosco, l'ho preso perché mi mancava, quindi abbiamo delle immagini tutti dietro. Quelli che ha preso è perché gli mancava. Certo, diamo un'occhiata come sempre aprendo all'interno un altro libretto che è grande quanto la Bibbia, questo libretto però ci sta. È fatta così e non è rovinata la cassetta, leggiamo cosa dice. Minchia, non è scritto in italiano. Comunque, combattimento in tempo reale. Combatti con 9 alieni contemporaneamente. Entra in contatto con 9 razze aliene. Combattimento in tempo reale. Esplorate 270 sistemi solari e 800 pianeti. Minchia, una roba che richiede un certo impegno. 1991. E quell'altro? 1992. Starflight. Adesso ne abbiamo un altro, Hellfire. Questo sembra più... questo costa un sacco, raga. Questo l'ho pagato un botto. Sempre questioni di volo. Solo. Questioni di volo, ragazzi. Hellfire, come vedete, un combattimento con navicelle aliene. Titolo abbastanza ricercato, soprattutto in buone condizioni. Dovrebbe essere uno sparatutto come quello che abbiamo già visto. Molto più anche qua anche c'è sotto qua, qualcosa. Questo lo tiri fuori facile. Qua c'è dentro il poster. C'è dentro qualcosa, ragazzi. E il poster. Sì. No. Ciri. Qua. Non vorrei rovinarlo, ma guardate che meraviglia. Carino. Bello. Aspetta, a parte che non devono averlo mai aperto. Wow. Il poster di Super Monaco GP. Perché se sta dentro qua? Cosa? Super Monaco GP. Perché poi in realtà dietro è pieno di giochi, raga. Questo è praticamente una brochure che faceva vedere tutti i videogiochi usciti del Mega Drive. Potresti riuscire a piegarlo senza rovinare. Non riesco a piegarlo. Allora, i poster del Mega Drive sono veramente bellissimi. Una volta li mettevano dentro. Gentilissimo il tizio che li ha lasciati dentro. Leggiamo un attimo che dice.
La nostra galassia sta per essere divorata da Super Mech, una forza malefica, e voi potete salvarci. Gestite l'ultimissima arma, Hellfire, attraverso 6 livelli di azione veloce e carichi di nemici mortali. Dovete sopravvivere, contiamo su di voi. 1991, Hellfire con tanto di poster. Avanti! 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 Savoia! Oh, intanto ragazzi, se vi piacciono questi video, lasciatelo almeno il like, dai! Lasciate un like e un bel commentino. Un commentino sarebbe eccezionale, adesso ma il like. Herzog Zwei. Sì, non si legge così, Ma niente. Herzog Zwei si dice. Che fa il sapientone ogni volta. Signori, rimaniamo sempre nell'ambito robotico. Io avevo Herzog Zwei per Mega Drive, ma lo avevo in giapponese, non collezioni giapponesi. Lo avevo per caso. Come vedete, anche qua, penso che sia anche questo uno sparatutto a scorrimento, e già vedo una cosa incredibile. Wow, cosa? 1989. Penso che sia uno dei più penso che sia uno dei più vecchi che ho per Mega Drive, perché è dell'89. Mi stai annusando l'ascella? Ah no, vabbè, non si può pretendere la precisione. Vediamo cosa dice. È tutto scritto tranne che l'italiano. Però dice Eins, zwei, drei, quindi 1, 2 e 3. Ah no, aspetta. Eins, zwei, drei. All'alba tenebrosa le truppe del tiranno si trascinano nelle trincee e nei carri armati, prendendo i posti di combattimento. Essi controllano velocemente la loro attrezzatura e caricano i cannoni. Quindi si accovacciano aspettando il comando. Attack! Up, 2, 3, 4. Sul vostro ordine i soldati ribelli corrono alle loro macchine belliche. Jet attaccano e distruggono all'alba, spinti dai loro retrorazzi. I convogli si dirigono verso le basi avanzate, il loro unico scopo, attaccare. E qua ci sono dentro due canzoni, ragazzi. Penso proprio di sì. Signori, Herzog Zwei. Lo troveremo e lo proveremo sicuramente. Indovinate che canzoni sono coi numeri. Domenica. Dai, scrivete. Non so. Abbiamo un altro, Skitting. Skitting? Ah, no, non è Skitting. Skitting. No, è Skitching. Skitching, è Skitching. Skitching, ragazzi. Come vedete, forse l'unico videogioco per Mega Drive che parla di evoluzioni con i pattini, i roller. Vediamo se riesco a inclinarvelo in modo che lo vedete bene. Come vedete, la tecnologia utilizzata in questa cartuccia è molto interessante, perché si comincia a vedere il 3D, ragazzi, e anche Skitching, bellissimo, con il suo manuale, è ovviamente completo. Non l'ho mai provato, sono stato veramente incuriosito, e oh, qua viene giù anche la cassetta. Aspetta, si perde tutto. Si perde tutto. Vediamo cosa dice, molto molto bello. Azione su strada con due giocatori testa a testa. Raccogli alcune armi micidiali, esegui le acrobazie per vincere una montagna di soldi, pattina e fai l'autostop in giro per l'America con dei tipi fuori di testa. Seleziona il pezzo di vera musica grunge che preferisci. Skitching 1900, non è scritto, penso che sia del 92 anche questo. No, non c'è scritto. No, non ce l'abbiamo. Ci dovrebbe essere scritto. Andremo a vederlo. Avanti. Adesso abbiamo Rolling Thunder 2. Rolling Thunder 2. Bello, questo è un gioco di azione. Sì, non è un problema. Rolling Thunder 2, bellissima la copertina con, come vedete, uno sfondo egiziano e tre tizi che si sparacchiano allegramente. Rolling Thunder 2 ci dice: sembra tipo un James Bond. Può essere. Le pallottole fischiano, ti tuffi tra mucchi di bossoli di proiettili esplosi per evitare le granate che esplodono, con le dita rese insensibili dal contraccolpo dell'arma. Infili l'ultima cartuccia nella pistola e prendi la mira. Devi distruggere l'organizzazione terroristica chiamata Geldra, o il mondo non sarà mai più quello di prima. Rolling Thunder 2, ragazzi. Ed eccolo qua, del 1992. Anche questo sono troppo curioso di provarlo. Adesso abbiamo T2, The Arcade Game. Metti 2, ragazzi. Terminator 2. T2. Questo è un videogioco arcade che si utilizza, come leggete qua, ragazzi, leggete che c'è scritto Menacer. Il Menacer praticamente è un fucile vero, che poi in realtà è un giocattolo, che si collegava alla Sega Mega Drive e che serve appunto per giocare ad alcuni giochi. Questo Terminator 2 va insomma a riprendere ovviamente la trama del film interpretato da Arnold. Leggiamo cosa dice, ovviamente. Il gioco di azione numero uno di tutti i tempi esplode su Mega Drive. Tu sei un Terminator T-800 con un potente arsenale. Mitra a ripetizione, fucili, missili e lanciagranate M79.
fai saltare endoscheletri ed elicotteri, finisci il T-1000 di metallo liquido o sarai finito. Terminator 2, The Arcade Game, anche lui, bello completissimo, del 1992. Davvero tanta roba. Questo si usa con la pistola, quello non lo prendere, lo prendi per ultimo, perché è il più bello di tutti. Ma davvero? In teoria. Adesso abbiamo Echo. No, Echo no. 2C. Ecco. Ecco. Ecco il delfino. Allora ragazzi, uno dei titoli uno dei titoli per Mega Drive che hanno avuto un discreto successo e nessuno ha mai capito il perché è la serie Echo the Dolphin. Cioè tu interpreti proprio, te lo ricordi Echo the Dolphin, no? Il delfino. E certo, the Dolphin non è mica Echo la tigre, nel senso. Fammi vedere dietro. Interpreti un delfino. Guarda che belle le grafiche. Forse sì, l'abbiamo visto una volta. Ne hanno fatti uscire tre, ragazzi. Echo the Dolphin, che non è questo. Questo è Echo the Dolphin Tides of Time, quindi le maree del tempo. E poi uno dei giochi più costosi in assoluto per Mega Drive, che è Echo Junior, che in realtà è un prequel. Parliamo di 700-800 euro di gioco, follia pura. Echo the Dolphin con dentro qualcosa di interessante, io lo so che cos'è, ma non lo voglio aprire. È un adesivo? Non è un adesivo. Adesso ti spiego. Dentro qua sotto, poi ve le farò vedere ragazzi su Instagram, c'è una brochure mai utilizzata dove tu potevi adottare un delfino. Adottare un delfino? Non è che te lo portavano a... Eh sì, no, te lo mettevi in vasca da bagno. No, a distanza. Ma va, che figata. Il malvagio Vortex è ritornato ed Echo deve affrontare una difficile avventura. Con l'aiuto della bella Trellia, guida Echo attraverso i 25 livelli di azione acquatica che includono delle sorprendenti scene tridimensionali. Vedrai Echo trasformarsi in uno squalo, una medusa e perfino in un gabbiano mentre combatti per spianare le onde del tempo. Echo the Dolphin, ragazzi, non abbiamo purtroppo l'anno, quindi non me lo ricordo. Il sequel poi va un attimino pulito là, come vedete, ma tanta, tanta roba. Ne abbiamo ancora due. Adesso abbiamo Fantastic Dizzy. Molto bello, molto bello. Che carino dietro. Un videogioco della Codemaster, ragazzi, la stessa casa produttrice che ha creato le Micro Machine, i videogiochi delle Micro Machine. Fantastic Dizzy è molto molto particolare, come vedete la copertina è davvero molto divertente, molto simpatica. La particolarità della cartuccia, come avrete già notato, è la forma, non è quadrata, ma ha questa forma piramide schiacciata. E Dizzy dice: l'avventura a cartoni animati di Dizzy e Zaccaria esplora delle misteriose miniere di diamanti, delle caverne da favola, la tana del drago e il castello tra le nuvole. Incontra gli strani maghi, stregoni, troll, pirati, folletti e tantissime altre bizzarre e fantastiche avventure. Dizzy ha preso dei voti altissimi all'uscita da parte della critica, quindi deve essere sicuramente molto molto divertente da giocare. Parliamo del 1993 e concludiamo il video, ragazzi, con un titolone che quello che lui dice, un titolone che l'ha voluto per ultimo. Haunting. Allora signori, eccolo qua. Haunting è uno dei pochissimi giochi usciti per Mega Drive a tema horror. Ne abbiamo già visti alcuni, tipo Splatterhouse 2 o altri che adesso non ricordo. Me ne mancano ancora un paio, ma Haunting è un titolo molto particolare perché è una specie di avventura punta e click. La cassetta è molto molto bella, ma sono molto belle anche... Abbiamo dentro le brochure, come vedete, che ci fanno vedere... Abbiamo perso una brochure. Ci fanno vedere un po' di titoli che uscirono ai tempi, no? Delle sponsorizzazioni... Ecco, fai vedere tu la brochure. Di tutto abbiamo, ragazzi. La brochure. Abbiamo tutte queste cose che sono veramente molto carine. Haunting è un gioco che purtroppo portarlo in live potrebbe diventare pesante perché è molto di ragionamento. E dice: scegli tra quattro case enormi da esplorare. Spaventa quattro membri insignificanti della famiglia. Più di 400 oggetti strepitosi da usare per spaventarli. Non finire la tua scorta di ectoplasma. Attenzione alle potenti ectobestie. Insomma, ragazzi, di che anno è Haunting? Non è purtroppo scritto. Non c'è scritto neanche in questo, ma non è possibile. Signori, siamo andati un po' lunghi oggi, ma oggi questi... un bel malloppone, ragazzi. Noi vi ringraziamo per aver guardato questo video unboxing. Mi raccomando, mettete like e commentate, ragazzi, dai. Ci vediamo alle 8 in live su Twitch. Ciao! Non mi parte mai l'outro perché sbaglio a schiacciare.